mio primo approccio con la compagnia portuale è stato ormai quasi 25 anni fa, perché si tratta del 91, e io non avevo nessuna, diciamo, nessuna idea di cosa poteva essere il lavoro portuale, come si svolgeva il lavoro all'interno di un porto e il lavoro all'interno della compagnia portuale. Sono entrato tramite un amico con il quale lavoravo al di fuori della compagnia, logicamente perché non ero ancora entrato, e il quale mi ha detto: guarda che stanno prendendo persone in porto, se vuoi fare la domanda. E quindi praticamente sono entrato così. Per me entrare all'interno del porto era come entrare, come se ci fosse un cancello ipotetico, virtuale, all'interno, al di là del quale c'era un mondo completamente diverso con il quale io non avevo mai avuto contatti precedentemente. E mi si è aperto un mondo affascinante, perché era sì un lavoro, però era un lavoro che ti permetteva di innanzitutto di vivere all'aperto, a contatto con il mare, con varie persone, e comunque quello che affascinava era la gestione del lavoro, l'autogestione del lavoro, che poi lo spirito della compagnia è sempre stato quello dell'autogestione, e quindi essere organizzato da te stesso e fare un lavoro che aveva delle caratteristiche, delle peculiarità ben precise, che erano quelle di sbarcare, di marcare le navi con degli accorgimenti e delle attrezzature, dei modi di fare, delle malizie, che subito nei primi tempi ti affascinavano e quindi ti rendevano questa cosa sempre più intrigante. Mi ricordo sicuramente la prima chiamata che si... E quella è stata traumatica. La prima chiamata, perché le due sale, quella dei camali e quella del tiraggio, diciamo, io sono entrato che c'erano ancora 300 soci vecchi, più eravamo noi, quindi c'era da gestire due chiamate. C'era la sala del tiraggio, la sala chiamata del tiraggio e la sala chiamata dei camali, che erano i facchini. I camali, quelli che andavano a terra, e il tiraggio, quelli che andavano a bordo alle navi. Quindi c'erano le due chiamate, i due direttori di chiamata, e noi assistevamo alla chiamata, però non potevamo partecipare e venivamo chiamati solo alla fine, quando avevamo fatto il nostro percorso di formazione, se mancava qualcuno magari andare a sostituire nei lavori che potevi fare, non sicuramente sui mezzi operativi, ma magari guidare delle macchine, questi discorsi qua. E io la prima volta che ho assistito alla chiamata all'interno della sala facchini, camalli, e vedo questo personaggio qua che parla col microfono in dialetto, e io vi dico, sono di Vado, e il dialetto in casa mio padre e mia madre l'hanno sempre parlato, l'ho sempre capito, un po' lo parlavo anch'io, non tanto però, e sto qua che sparava a ripetizione in dialetto parole che io non capivo, incomprensibili, e dicevo: qua marca male, perché non capisco, a lavorare non ci vado mai, perché se non capisco quando mi manda a lavorare qua... E quello è stato il primo impatto con la chiamata, e lì mi sono reso conto anche del fascino che poteva avere questo lavoro che ogni giorno si andava scoprendo, no? E poi è bastata una settimana comunque, e hai capito che anche nel modo di dire le cose, nella cadenza, sembrava quasi una cantilena, sembrava quasi... praticamente tu riuscivi a capire se... ti toccava andare a lavorare dove, e quindi pian pianino imparavi anche a capire dal modo in cui veniva effettivamente fatta, e questa è anche una peculiarità di questa cosa. E prima faceva la chiamata qua al direttore per i camalli, poi si aspettava che si finisse di là nella sala tiraggio, quando se mancava qualcuno al tiraggio, il direttore di chiamata al tiraggio veniva di qua, e chiedeva, allora lasciava le persone che mancavano, quello dei camalli chiamava se volevano andare a sostituire, cioè tutto, e poi alla fine se avanzava qualcosa andavamo noi. E quindi c'era tutta questa manfrina qua che era particolare, molto affascinante. E devo dire sicuramente che noi abbiamo vissuto il passaggio tra questo tipo di approccio alla chiamata, al mondo del lavoro, proprio in tempo reale, ad un approccio completamente diverso, perché poi una volta c'erano molte più divisioni, nel senso c'era il tiraggio, c'erano i camali.
camalli, c'erano i pesatori che prima erano separati, poi si sono riuniti, quindi c'erano varie sezioni e c'era tanta gente. Poi quando siamo rimasti in pochi noi, gli ultimi 150, l'ex SRL che nel 2001, quando siamo diventati soci, praticamente siamo entrati dentro la compagnia a tutti gli effetti, e giriamo praticamente tutti con un ruolino unico, abbiamo le nostre specializzazioni, ognuno ha le sue, quindi c'è un direttore di chiamata che comincia a fare la chiamata e manda a lavorare tutti indistintamente a seconda delle specializzazioni che servono e a seconda delle specializzazioni che uno ha, e quindi quella è la chiamata. C'è da dire che ci sono degli orari di chiamata. Una volta c'erano molte più chiamate perché c'era molto più lavoro, per dire, a turno normale, la saccheria e tante altre cose era a turno normale. Poi con l'avvento dell'uniformità degli orari, del porto, dei terminalisti e tutto quanto, si è passato più a un lavoro a turni. E quindi da un numero di chiamate che c'era alle 8, alle 2, alle 4, addirittura c'era una chiamata alle 18, perché si è cominciato a introdurre anche qua, c'è stata un'introduzione dei messaggi, delle mail e quindi del programmato fatto a livello, diciamo, telematico, e quindi questo cosa ha contribuito? Sì, una facilità, una comodità da parte del socio di sapere in tempo reale e subito dopo la chiamata dove è stato collocato al lavoro, però hai diciamo tolto anche qua quello spirito di aggregazione, quello spirito di partecipazione che c'era prima, perché la sala chiamata era molto affollata e io da bambino non ci venivo perché, come ho detto in precedenza, mio padre non lavorava qua, però i racconti dei miei colleghi, che più o meno siamo tutti della stessa età, si ricordano di sale col fumo blu a metà, che non si poteva entrare da tanta gente che c'era, ed era completamente diverso. C'era il bar tra le due sale che era sempre pieno, e c'erano molti bar che facevano anche da mangiare all'interno del porto, e adesso questa cosa non c'è più. Nei confronti dei soci vecchi ti dico, il rapporto è sempre stato, io l'ho sempre vissuto più che altro, anche se, come dicevo, io non ho, mio padre non lavorava qua, quindi io non ho mai avuto parenti, quindi magari ci poteva essere un occhio di riguardo nei confronti del figlio tuo, del nipote tuo, del figlio del tuo amico, e quindi, però io lo posso dire sinceramente, perché ci sono passato, quindi non essendo figlio parente di socio, anche nei miei confronti, e l'ho visto anche nei confronti di tutti, c'era, diciamo, un rapporto proprio familiare, di padre in figlio, e la cosa principale che tutti avevano, la prima cosa era quella: guarda, piuttosto non fai niente, guarda lì, l'importante è che cominci a capire, vedi, il lavoro pericoloso, c'è la merce sulla testa che ti passa, devi stare qua. Innanzitutto ti insegnavano a levarti da imbarazzare, come si dice, no? E quindi anche a conoscere le malizie, per vedere, visto che è un lavoro pericoloso, dove ti devi mettere, come ti devi, senza farti fare le cose, però inizialmente ti facevano vedere, poi pian pianino cominciavi a entrare nel meccanismo, e quando vedevano che potevi essere d'ausilio, di aiuto, allora cominciavano magari a farti fare qualcosa. Comunque c'è sempre stata questa particolare attenzione alla sicurezza dovuta al fatto che l'esperienza di tanti anni di lavoro ti permetteva di tramandare, di comunicare anche senza parlare, solo con i gesti, con i modi di fare, no? Poi forti degli aneddoti, nel senso, senza dirti niente, però capivi già dal modo di amicare di certi personaggi che magari facevi una cosa sbagliata, e se magari la facevi senza andare a fare grossi danni, magari te la facevano anche fare, così magari imparavi sulla tua, non so. Io mi ricordo, per dire, una bellinata che ho fatto, andavamo all'inizio, più che altro andavamo alle navi, banane sciolte, saccheria, sacchi di farina, di riso. Ricordo che era un'estate, faceva un caldo tremendo, eravamo in stiva a stivare dei sacchi di farina, figurati, torso nudo, pantaloncini, in ciabatte o scalzi, perché... E poi eravamo tutti di noi, quindi c'era questo spirito un po' da scolaresca, da anche da, da, da,
attivismo, sai, un po' di... E i soci più che altro ci mandavano loro, a loro riservavano i ruoli di responsabilità, perché c'era il capo, c'era il segnalatore che ti seguivano un po'. E quindi mi ricordo che faceva un caldo incredibile, noi a camalare sti sacchi sottomastra, un caldo esagerato, sudavi come tutto. Allora a un certo punto farina dappertutto, ho detto ma sì, va, mi spalmo bene tutto di farina così mi asciugo il sudore e sono a posto, così almeno non sudo più. E vedevo che c'era il segnalatore su di sopra che mi guardava, e in stiva c'era quello che appoggiava l'imbragata, c'erano sempre due che appoggiavano l'imbragata sul plancier, che erano quelli che diciamo davano un po' i tempi del lavoro, no? E si guardavano e facevano mia, che quello mi esce. E poi ho capito, perché per una settimana sono stato con delle baciocche, delle bolle addosso, perché poi non respirava più la pelle, figurati un caldo. Però, per dire, queste cose qua te le facevano anche fare, perché poi imparavi che era un modo anche simpatico di insegnare il lavoro, e forse uno dei motivi, uno dei tanti motivi che mi ha fatto decidere di rimanere qua, quando poi magari sono venuti a chiamarmi per fare altri lavori, ma io ho detto no, anche se guadagnavo all'inizio un po'.